Madonna. Computer, io lo tengo in tiro. E te computer ci dai. Figa, se mai cose, peccato dragster. Vedi, dobbiamo usare la stessa colla. Beh, scusa, loro che colla hanno usato? Che non sappiamo che colla usare. E allora facciamo anche noi col Bostik, no? Ma come ma va là? Hanno preso il linoleum che usiamo noi. Il linoleum che usiamo noi, mi sa che... Oh, ragazzi, io intanto vado a finire la parte dei sottotitoli del video del tutorial della furgo. Ma che cacchio è qua? Ce ne ho per un bel po', dopo devo fare da mangiare a Dredd, ok? Ok, va bene, va benissimo. Allora, praticamente sono molto felice di annunciare che gli affitti su Fuerteventura, come da previsione, quindi mi sento... Quando uno ce la fa in qualcosa, insomma, non so come definirlo, cioè l'ho pensata come quando uno, no, immaginatevi un attimo che di avere un'intuizione e come si dice, e di materializzarla, di realizzarla, ok? E poi di essere lì in attesa di aver fatto i conti nella maniera corretta, di aver avuto un'intuizione giusta, di aver avuto un'idea che funziona, no? E non che abbia inventato qualcosa di nuovo, perché gli affitti sono sempre andati bene, però qual è il fatto? Non sai se la tua furgo, dopo che ce ne sono 80, sarà quella che sceglieranno. Non sai se effettivamente, visto che c'era bisogno di aprire un'attività per fare gli affitti su Lanzarote, perché le piattaforme su Lanzarote non sono possibili, quindi decidere di dare in mano a qualcun altro, Stefano, gli affitti cambiando isola, dove non si conoscono gli usi, i costumi, le cose, e sperare che tutto vada bene, perché poi qual è il discorso? Hai dato la furgo in pratica in mano a qualcuno, e questa persona ovviamente la gestisce, deve, insomma, sono tutte cose che devono funzionare perfettamente, quindi sta andando veramente molto bene il discorso degli affitti, ci sono tante richieste, e quindi tra le varie cose, tutte le volte che noi consegniamo la furgo, consegniamo anche un video tutorial della furgo stessa, così che siano pronti e noi rischiamo anche molto meno riguardante un corretto utilizzo comunque della furgo e dei suoi componenti. Solo che qual è il punto? È che non ho i sottotitoli nei miei video. Allora, il discorso sottotitoli, che voi dite, vabbè, mettili e basta, cioè no, perché ovviamente i sottotitoli come si basano? Si basano su quello che YouTube sente e va, insomma, a scrivere sotto, quindi a volte scrive delle gastronerie che la metà basta, quindi provate a immaginare uno straniero che deve andare ovviamente a leggere dei sottotitoli, che già l'italiano è sbagliatissimo, provate a immaginare la traduzione cosa può venire fuori. Quindi devo fare adesso un lavoro sui sottotitoli, dove praticamente vado a correggere manualmente tutto quello che viene detto, ed è un'ora di video più o meno, quasi, e devo andare a correggere tutto quello che viene detto, insomma, e quindi niente. Devo spiegare, devo scrivere bene quello che viene detto. Mi sono mangiata le parole, scusate che non so, ultimamente mi sconnetto mentre parlo. E così, affinché, insomma, la persona poi inglese che va a aprire il YouTube, il video, automaticamente abbia la sua traduzione nella sua lingua e corretta, ovviamente. Quindi devo fare questo lavoro questa mattina mentre i ragazzi lavorano sul bagno. Mamma mia, ce l'ho fatta. Ci ho messo un sacco. L'odio stare attaccato al computer, che voi non avete neanche un'idea. Mamma mia, li curvi così, con una giornata del genere. Adesso Dredd mi ha detto che c'ha fame, quindi metto giù il computer,
Vado a vedere un attimo i ragazzi, a che livello sono con lo scollamento vario. E poi sono andata a comprare una trota salmonata per Dread e gliela cucino. Come sta andando? Avete quasi finito? Anche questa parete. Ma sì, dai, il peggio è passato, vi manca solo quell'angolino lì. Vabbè, vado a fare il pesce a Dread, eh? Avete l'ultimo triangolo proprio, dai. Sì, sì, proprio buono. Yeah. La scaldiamo prima. Scaldiamo un attimo. Scaldiamo, non è che ha fatto benzina, eh? Ah, ma ce n'è dentro. Poi deve anche cadere. Sì, ma quando la giara. Dread, vai piano! Dread! Ha troppa confidenza! Ecco, fine. Mi sa che ho la bella. Ciuccia, ce l'ho piede. No. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il nostro cucciolino con noi, lo vedete lì dietro, e stiamo andando per la prima volta a tagliare i capelli. Parrucchiere. Vediamo cosa salta fuori. Oh, molto bene, partiamo per andare a prendere le lamiere presagomate a Porto Viro, così almeno dopo abbiamo tutto per finire il furgo. Più magica l'acqua. Facci vedere Dread il nuovo taglio. Eccolo qua con i capelli tagliati, sei bellissimo. E poi abbiamo fatto l'acquetta, il papi, questa qua hai fatto una ricetta tu strana. No, sento dentro cose vecchie. Vecchie no, dai. Cosa ci hai messo? Dell'insalata? Ah no, del sedano. Poi ci ha messo dell'arancia. Fa acqua stile spa, Nicola. Dopo lo mettiamo in frigo ed è buonissimo. Oh, molto bene. Partiamo per andare a prendere le lamiere presagomate a Porto Viro. Così almeno dopo abbiamo tutto per finire il furgo.
Molto bene, billoni e billone, siamo arrivati. Adesso andiamo a caricare il materiale. No, siamo di nuovo qua a caricare i pezzi. Adesso aspettiamo che taglino la lamiera e poi andiamo via. Bene, abbiamo caricato tutto. E adesso ci dirigiamo verso la base dell'attrezzo team. Ben arrivato finalmente. Ma mi pare che si dorme invece. Un bel po' si dorme. E qua? Sbudla. Arrivato tutto il materiale. Hai preso due di fogli? Stava, me l'ha dovuto tagliare. Ah. Croce. Flessibile era. Ma là che non c'ero io? No, quello agile più flessibile. No, non hai capito. Ah. Ti hai detto che era flessibile, che potevamo andarci su tutti, che ci stavamo in Ma ci macchina. stavamo, se lo metto in un'altra maniera ci stavamo. Buenos chicos. Questa mattina finalmente, ieri avete visto che è arrivato tutto il materiale. Si riprende il cantiere che abbiamo un po' abbandonato qua, la bene peggio proprio, anche un po' innervositi sinceramente dal fatto che non arrivava mai niente e continua a non arrivare alcune delle cose. Ad esempio, deve ancora arrivare la guarnizione, non so che problemi hanno con queste guarnizioni. La prima azienda ha avuto quel problema là, boh, che non si sa. La seconda azienda, io non ho ancora chiesto rimborso, ovviamente, perché aspetto il susseguirsi degli eventi. La seconda azienda mi dice che... cos'è che mi ha detto la seconda azienda? Ah, che boh, non capiscono bene, non sanno il materiale della guarnizione, non so. Ieri Enrico ci ha parlato un po', adesso vediamo cosa viene fuori. E nel frattempo, insomma, perlomeno adesso possiamo partire col sotto, prima neanche con quello si poteva partire. Quindi niente. Vediamo intanto se ce l'hanno fatto bene, prima devo dire. Facciamo tutto, facciamo tutto. Ottimo. Non vedo niente. Aspetta un attimo. Ottimo. Ah, praticamente ci metti questo qua nuovo sopra quello vecchio. Cosa che... Vabbè, va bene. Perfetto. Quindi si può iniziare perlomeno questa parte, no? No, tutto si può iniziare. Rimane questa parte qua, che Rimane, siamo sì, in dopo attesa. lasciamo... Dato che questi qua sono più lunghi... Ah, stai parlando di altro? Dai. No, dato che questi qua sono più lunghi, li ho fatti fare più lunghi, una volta che sono dentro, verranno fuori un po'. E dato che adesso inizio l'altra parte, la faccio già tutta in misura e tutto, e lascio il pezzo che è in più, lo lascio di qua, così dopo quando arriva la lamiera qua, lo taglio e faccio le misure di qua. E quindi niente, siamo in attesa, stavo dicendo prima che Nicola spiegasse questa cosa, di notizie riguardante questa parte qua. Sembra che ci abbiano trovato il pezzo e non mi ricordo se in Svizzera. Boh, adesso stiamo aspettando di vedere, di avere notizie, insomma. Tanto procediamo per gradi e l'importante è partire, quindi partiamo. Allora, per prima cosa Nicola ha preparato qua tutti i pezzi che andranno soldati, perché? Perché prima andranno trattati contro la ruggine, ovviamente. Quindi antiruggine e poi
procediamo col lavoro. Tanto stiamo aspettando lo zio Eddie, vero Dredd? Con che macchina arriva lo zio Eddie allora? Con quella grigio che mi hai fatto la domanda. Lo zio Eddie è appena arrivato. Che sta ancora dormendo. E ha appena detto: ma che cavolo diamo il Ferox? Che non serve a niente, non è un convertirruggine, bisogna dare il fondo antiruggine. No, io non ho detto così. E cosa ha detto? Io ho detto, perché dare il Ferrox sul ferro senza ruggine? Il Ferrox o un Ma io cosa ho convertiruggine? detto? Se... No, non hai detto che perché non ha la ruggine il ferro. Ho detto che è un convertiruggine, quindi non serve, perché non... Sì, però Ergo non ce l'ha. non hai Ah, volevi che specificato. specificassi che perché non ha la ruggine, Ah, però ok. figa, se no dove lo dai? L'avevano già visto prima, che non aveva la ruggine. Ah sì, ma ne siamo anche noi. Ah, Io stamattina stamattina siamo non già a siete, letto, non figa, siete sei mica mica in forma. carichi, eh? Come mai non siamo in forma? Non è che non siamo fuori, io mi devo riprendere, lo sai com'è che sono fino alle 7 di sera Che io... è un problema però, fino alle 7 di sera. Figa! Se vuoi lavorare dalle 7, te di sera, ti apriamo il cantiere a te. Ah, vabbè, ma è per dire... Io oggi invece non so. Anche te ti sei svegliata che sei stanca? L'hai detto Sì, prima. sono andata a letto troppo tardi ieri sera, Sì. dopo sono rincoglionito, ho fatto palestra e ho dormito poche ore, ieri. Cioè ieri ho fatto palestra e stanotte ho dormito poche ore. È stato... Henry... Ah, ma era un video? Ma no, guarda, Ah. mi sto specchiando Ma tu ti ho nel detto, ma perché c'è il telefono. telefono messo così? È stato ieri sera al cinese. Ah no, è stato guarda di Peaky Blinders ieri sera. Mia boccina, no. È il cinese che siete voluti andare a mangiare. Per ora non mi ha dato fastidio, però, Falla, io te me la devi spiegare tu come farla. Sei proprio furbo, cioè, falla come cazzo ti pare, no? No, perché volevo fare un pezzo unico io. Appunto. Come lo vuoi fare? Riusciamo a farla. Se riesci a piegarla, sì. Sì, bene. Volevo che partisse da qua, così, e poi continuasse qua. Ah, tu mi vuoi dire come farla, ma non sai farla. Sì. Ah, ho capito. Ecco quale che era il problema. Ti spiego il mio progetto. Com'è il tuo progetto? Il progetto deve partire da qua. Il pezzo deve partire da qua. Sì. Vai fuori. Perché? Perché da qua deve partire? E da lì? Da qui. Sì, che però, cioè deve partire da qua sotto, vedi? Mi devo attaccare qua io. Quindi deve fare una piega a 90, venire su, così, fino a qua, vedi dove ho Aspetta, Dredd, smerigliato. sto spiegando una cosa allo zio. Qua deve... Problema molto più grave. Dimmi. Ora, il Zola aveva lanciato il pallone nella sua altezza e è rimasto sul tetto. Ed è più grave quello lì il problema. Ha ragione, dai. Viene qua Non così. sul tetto della nonna, Qua? Tetto della casa. sul tetto della cantina. Porca miseria, stiamo fuori la scala. Che qua cosa fa? Diciamo, bisogna che vada in su qua e in E su su qua. qua. Quindi bisogna tagliare qua, tipo, vero? Fare due orecchie che vengono in su. Dai mo un foglio Poi dai, e... dopo facciamo due Dammi un pezzi foglio e una allora, dai, penna è intanto. meglio, non si riesce a fare tutto insieme. Io riesco a fare tutto insieme, però mi serve un foglio e una penna. Però aspetta, come lo vuoi poi dopo che vada anche giù di qua? Sì, No. lo volevo che andasse anche giù per lì, però è meglio Che di faccia no. così? Però figa, no, non riesco a piegarlo dopo. Questo è il lavoro fino alle 7 di sera, insomma. Sì, vorrebbe venire su qua anche. Quindi è meglio... Facciamo sto pezzo. Tu pensa a quello che devi fare tu, che dopo adesso ci penso io. Facciamo quel pezzo lì, Allora intanto, visto che lo zio Eddie c'ha male alla schiena, lui ti fa quello, te C'ho male pulisci la schiena io. a metterti lassù. Lui pulisce Ah, tutti i sì. pezzi e tu dopo gli dai il fondo. Sì, intanto però mi serve la roba E te per fare fai la dima. Giusto l'organizzazione del lavoro qua? Boh, dai. Che caldo che c'è già. Dai, Ciao biondo, Nicola. dai! Addio. Dai Nicola, dammi Ciao. un foglio da penna, porco che schifo. Sta venendo su. Ai, perché non riesco a rompere questo Perché pezzo? stai andando all'incontrare? Così rompi, Dredd, così sbatti, così rompi. Rompi, mo, adesso, aspetta, aspetta. Che si rotta anche se faccio così. Vai, rompi. Perché non pagate Guarda, vedi se fai così, guarda, adesso rompi. dentro le No, che dita. salta via quel martello lì. Aspetta.
Guarda, aspetta, aspetta che lo piantiamo, aspetta che lo piantiamo che ti salta in barba. L'ha messo in contrario papà, ma fa niente. Ciao Margo, sei arrivata anche te. Ciao amore, ciao. Che ti chiedono tutti che fine hai fatto. Rompe. Ciao amore.